Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video della serie di gameplay di Sims 4. Io sono Giovi e questo è il 25esimo episodio della seconda stagione. Eccoci qua ritornati con questa serie che è stata un po' in pausa perché ho apportato dei cambiamenti, come avete visto nello scorso episodio. Eccoci qua ritornati dalla famiglia di Miles e Keia. In questo episodio torniamo da loro, mentre nelle prossime andremo nelle nuove famiglie, perché se avete visto l'episodio precedente avete visto che ho stravolto un pochettino le famiglie per dare un'area di freschezza alla serie, perché effettivamente dovevamo dare spazio ai giovani e quindi ho deciso di farlo. Vi ricordo un pochettino le famiglie attive. Le famiglie attive sono Miles e Keia con Red, poi abbiamo la famiglia di Francesca, Leonardo e Winnie, la famiglia di Malik e Matteo, la famiglia di Esther, Martina, Luca, Alberto, Harmony e Bizet, e poi la famiglia finale, cioè quella dei vecchietti, se vogliamo chiamarli così, cioè quella di Emanuele, Eleonora, Valentina, Enrico, Filippo, Lisa, Sergio e Riccardo. Quindi abbiamo queste 5 famiglie ben numerose, però secondo me sono divise meglio. Già mi avete fatto sapere nello scorso episodio, che è uscito 2 settimane fa, che questa divisione vi è piaciuta, lo spazio giovani secondo voi è una buona scelta, quindi sono contento e anche io sono davvero contento di ripartire in questa maniera. Ma comunque concentriamoci sull'episodio di oggi, l'episodio 25 con Miles e Keia. Come vedete allo schermo, Keia stava preparando qualcosa, sta cucinando e stava preparando dei ravioli vegetali, perché con l'aggiornamento del capodanno cinese hanno aggiunto delle nuove ricette, come per esempio i ravioli vegetali. Non so se li avete visti, però eccoli qua, volevo provare i ravioli vegetali, mentre Miles sta un po' ballando con la sua rumba sim, lui sempre a ballare. Ok, ok, ha finito di preparare i ravioli, loro hanno fame per caso, perché in realtà nemmeno l'ho guardato. No, non hanno fame, quindi possiamo metterli in frigo, li lasciamo per le prossime volte questi ravioli. Adesso vi faccio vedere che ho cambiato lo studio di Miles, l'ho aggiornato, tra virgolette, perché nell'ultimo episodio in cui siamo stati con loro, cioè nell'episodio 20, abbiamo completato le 2 collezioni di Selva Dorada, quindi del Game Pack Avventura nella Giungla, cioè quella degli antichi reperti e quella dei tesori. Vi faccio vedere adesso come ho disposto tutto. 1, 2, 3, via! Allora, in realtà la disposizione è rimasta quella, però ho esposto tutto. Adesso abbiamo tutte le collezioni esposte. Come vedete ho messo sulle mensole tutti gli antichi reperti, qui li ho messi tutti. Sono stato un bel po' di tempo col Move Object, con il tasto 9, a far salire questi oggetti, perché ovviamente questi oggetti sulle mensole non ci stanno, quindi questo è tutto frutto del Move Object, ma sono molto contento del risultato. Ok, nel frattempo ho raggiunto livello 5. Comunque, queste qui sono tutti i reperti: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e qui 15 e 16. E poi ho messo i tesori, qui ho messo 3 rane e poi qui ho messo tutti i piatti. Abbiamo altre 2 mensole con le rane rimanenti, un'altra rana e 2 reliquie, insomma. Quindi ho esposto veramente tutto. Mi piace tantissimo, soprattutto le mensole queste qui, sono tutte colorate, veramente bello, mi piace molto. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Comunque, in questo episodio che cosa faremo? Intanto andremo a aumentare la fama di Miles, perché sì, nello scorso episodio abbiamo finito con i reperti, quindi lui effettivamente è un archeologo. Lui adesso ha il livello di archeologia a livello 10, come alla fine anche Keia, però volevo concentrarmi di più su Miles e fargli aumentare la fama, visto che lui ha anche questa aspirazione di celebrità di fama mondiale. Quindi cerchiamo di portare avanti la sua fama, visto che questo sistema di fama ancora non l'abbiamo visto molto bene. La carriera di attore anche non l'abbiamo vista dell'espansione 9 stelle, però quella lì la vorrei vedere meglio con la serie Hollywood Dream. Quindi questa carriera di attore vorrei lasciarla per quella serie, mentre il sistema della fama possiamo tranquillamente vederlo. Come vedete lui già ha la barra un po' avanti e dobbiamo arrivare almeno a livello 1. Come possiamo fare? Facendo delle conferenze di archeologia e facendo dei discorsi a Selmesh 1. Quindi adesso andremo a fare dei discorsi a Selmesh 1 e poi dopo vi farò vedere anche altre cose che ho in mente di fare in questo episodio. Come vedete, un'altra novità, diciamo, della partita è che adesso siamo in primavera. Sì ragazzi, ho cambiato stagione, siamo in primavera, visto che ormai tra poco sarà primavera, ho deciso, va bene dai,
Facciamo andare i nostri sim in primavera. Sentivo il bisogno di dire addio a quella neve, quindi ho messo la primavera. Ovviamente non è ancora il periodo di Pasqua o cose del genere, quindi visto che il giorno dopo c'è Pasqua, il giorno dopo la salteremo, ovviamente. La vedremo poi quando sarà effettivamente Pasqua anche per noi, per fare un episodio a tema. Perfetto, adesso andiamo a Selmesciuno, come ho detto prima, per fare dei discorsi. Così vediamo un pochettino di aumentare la fama di Miles. Voglio assolutamente vedere un pochettino il sistema di fama, perché effettivamente l'espansione è uscita a novembre e io ancora non so bene come funziona l'espansione 9 stelle. Sono in una situazione abbastanza critica, quindi devo recuperare. Comunque, facendo una parentesi, vi faccio vedere che qui è uscita ovviamente l'espansione Strangerville. La comprerò sicuramente, però non adesso. Penso che la comprerò a giugno, a luglio. Ma comunque, andiamo a Selmesciuno. Adesso basta, sto parlando troppo. Allora, andiamo un pochettino a Selmesciuno. Andiamo alla palestra in forma con Sky. Comunque, dobbiamo andare nel quartiere dei quartieri alti. Ci andiamo magari con il nostro club. Vabbè, lo invitiamo dal posto. Comunque, voglio andare col club degli avventurieri salvadoregni per fare delle conferenze di archeologia e per fare dei discorsi motivanti. Così aumentiamo la nostra fama. Ed eccoci alla palestra in forma con Sky. Intanto c'è Leonardo che va in palestra. Interessante, si fa bello per Francesca. Ok, cambiamo intanto abito perché con l'abito da giardiniere Miles non può stare. Ok, ti sei messo il tuo solitissimo maglione. Allora, io direi di invitare il club degli avventurieri salvadoregni. Io intanto al club ho aggiunto anche l'opzione di pronunciare un discorso, così magari i sim mi stanno anche un po' a sentire. Comunque, pronunciamo un discorso. Come vedete qui c'è il pallino più fama ed effettivamente già ho provato a pronunciare dei discorsi e effettivamente hanno i loro frutti, danno i loro frutti questi discorsi. Comunque, vediamo un po'. Lui fa un discorso, guardiamo Miles pronunciare il suo discorso. Magari arrivano anche gli altri? Forza, venite. Ok, Swami sembra interessata. Ok, no, se n'è andata. Se n'è andato, ha parlato troppo presto. Magari facciamo sedere tutti, sediti insieme. Ecco, così magari si seguono a Miles. Beh, in realtà non ha tanto senso questa interazione con quello che fa Miles, perché in realtà questo è più una cosa politica che altro, però possiamo fare finta che sta parlando di archeologia, è una conferenza culturale. Facciamo finta che sia una conferenza culturale, non lo so. Quindi, insomma, un po' di fantasia, dobbiamo avere un po' di fantasia. Ok, ha quasi finito. Ok, è fiducioso perché l'uditorio è stato toccato da un discorso brillante come pochi. Wow, guardate quanto è aumentata la sua fama. Siamo ormai a livello 1. Ormai il livello 1 di celebrità è arrivato. Quindi pronunciamo un altro discorso, così vediamo un pochettino il livello di fama. Forza, non vedo l'ora. Tu stai seguendo? No, allora seguilo. Miles ha pronunciato un discorso riuscito. Ancora non siamo al livello 1 di fama. E allora pronunciamone un altro. Dai, siamo vicinissimi. Ok, ha raggiunto anche il livello 5 di carisma. Aspettiamo che arrivi al livello 1 di fama e poi vediamo magari qualche interazione nuova con la fama. Ok, ha finito. È un debuttante illustre. Allora, quindi stiamo partendo con il nostro percorso verso la fama. Siamo al nostro primo livello. Allora, Miles ha iniziato il cammino verso la notorietà. Ha guadagnato il suo primissimo punto di fama che può conservare. I punti di fama possono essere usati per acquistare vantaggi all'interno del pannello. Con la fama appena acquisita, Miles corre però il rischio di sviluppare una stravaganza della fama, una stranezza comportamentale determinata dalle azioni che compie. Va bene, allora abbiamo avuto un punto di fama, quindi abbiamo sbloccato, ecco qui, dei vantaggi. Allora abbiamo collaborazione societaria, creare una rete di contatti o visibile. Allora, che cosa ci permettono di fare? Diffondi video su internet per aumentare fama e denaro. No, lui non è un tipo da video su internet. Socializzazione più facile con i sim più famosi. Ok, questo può essere utile. E poi possibilità di guadagnare fama extra da abilità e carriere. Sì, questo sì, assolutamente.
Sì, questa qui, assolutamente questa, visto che lui è un archeologo di livello 10, questa qui è molto importante. Adesso lui può anche sviluppare una stravaganza, speriamo non sia qualcosa di indecente. Ok, quindi abbiamo preso un vantaggio, adesso lui è visibile. Questo qui mi interessa, mi piace, adesso dobbiamo aspettare ovviamente il livello 2, vedremo magari nel prossimo episodio di portarlo a livello 2. Comunque, torniamo al lotto attivo? Ma sì, dai, possiamo farlo. Possiamo anche tornare a casa, in realtà quello che mi interessava era proprio portarlo a livello 1 per cominciare il suo percorso di fama. Adesso lui mi spunterà sicuramente con qualche interazione in più, adesso magari non con tante cose. E non penso ci saranno dei paparazzi che gli daranno fastidio. Però comunque abbiamo già cominciato con il percorso della fama. Poi, man mano che andiamo avanti, vedremo tutte le altre interazioni. Ok, perfetto, siamo tornati nel nostro lotto attivo con la nostra stella nascente, Miles. Ovviamente questo sistema della fama lo vedremo sicuramente magari anche con Francesca, visto che lei è un influencer di stili. Insomma, sono partito con Miles, ma sicuramente vedremo anche le stravaganze, la fama con altri sim, perché ovviamente dobbiamo un po' utilizzare questa espansione 9 stelle con tutti i sim, ovviamente non dobbiamo limitarci ad uno solo. Ok, lui deve sviluppare un pochettino i suoi bisogni. Allora, deve andare in bagno, ha fame e deve dormire. Vabbè, dai, allora facciamoli direttamente andare a dormire e li faccio mangiare la mattina stessa. Nel frattempo deve andare in bagno, quindi pure tu vai in bagno e poi vai a dormire. Ok, lui ovviamente è fiducioso perché è un debuttante illustre. Ha iniziato il cammino verso la notorietà. Ho notato che diventare famosi effettivamente non è molto facile in The Sims 4 rispetto a Sims 3 che diventavano famosi come se non fosse niente. Bisogna sempre cominciare ed essere decisi su far diventare il sim famoso. Perché altrimenti poi il cammino verso la fama non si comincia mai. Allora, intanto Red si è messo ad abbaiare. Allora, non sta molto bene, ma in realtà non capisco che cos'ha. Che problema c'è? Vediamo un po'. Chiediamogli che problema c'è. Ah, è malato. Ma come è malato? Che gli succede? Vabbè, dai, allora facciamogli una ramanzina sulle sveglie e poi dormiamo. Magari lo portiamo la mattina al veterinario. Va bene, dai, aspettiamo che si faccia mattina. Vabbè, no, non c'è bisogno, tanto il tempo scorre veloce. Allora, intanto l'associazione reperti porta sempre dei reperti gratis. E poi, qui nel nostro studio, vi faccio vedere che comunque ho un sacco di reperti ancora dentro lo scrigno, un sacco di cose da vendere. Io queste qui però me le conservo perché vi ho già accennato che volevo fare un negozio archeologico, quindi un negozio di reperti. Poi vedremo un pochettino di mandare avanti questa idea. Intanto fatemi sapere se questa idea vi piace, perché secondo me è una bella idea, però vedremo un pochettino di farlo, sempre nei prossimi episodi ovviamente. Allora, Pasqua, possiamo saltarla perché non è periodo di Pasqua, quindi Pasqua da non ripetere, non fa niente. Ok, Miles si è svegliato, quindi andiamo a mangiare i ravioli vegetali che aveva preparato Keia. Allora, vieni qui, mettiamoli qua sopra e chiama a tavola. Red è disperato, deve andare per forza dal veterinario. Vabbè, dai, dopo lo facciamo andare dal veterinario. Ok, stanno mangiando. Molto semplicemente. Qui fuori al giardino come va? Tutto bene? Sì, le piante stanno bene. Ovviamente ci sono i fiori perché è primavera. Abbiamo l'avocado che mi piace un sacco. E poi stanno tutte bene in realtà. C'è qualcuna che ha delle erbacce da estirpare, ma insomma, tutto bene. Fuori c'è un sole che spacca le pietre, effettivamente, anche se la temperatura è un po' più bassa. Va bene, hanno finito di mangiare. Adesso. Guardatelo! Vuole da mangiare! No, vabbè. Questa cosa non l'avevo mai vista. Poi io scopro le cose stupide, però va bene. Sta implorando il cibo. Dai, il piatto. Non ha un piatto. No, vabbè, ha implorato per il cibo, proprio come nella vita reale. Aspettate, prendiamo un piatto di nuovo, perché devo vedere un po' come funziona l'implorazione di cibo. No, niente, non chiede niente. Adesso si è scocciato. Allora, ehi, là, Miles, come andiamo? Dato che ultimamente non si fa che parlare di te.
Che ne diresti se ci rivedessimo? Voglio dire, eravamo sempre insieme prima che tu riuscissi a sfondare, no? Ah, arrivano gli amici che vogliono approfittare. Ma no. Gli amici che vogliono approfittare. Ma no, dai. Ma chi è questa poi? Io non so nemmeno chi sia. Francesca Serra. Questo nome mi è familiare, però non me lo ricordo. Vabbè, comunque, Francesca Serra si è appropriata della mia casa, non so nemmeno chi sia, già si vuole approfittare della nostra fama. Vabbè, comunque, lui per ora è un debuttante illustre a livello 1, poi magari vedremo di fare ogni volta che torniamo da Valsecchia di andare avanti di un livello. A me piacerebbe questa cosa, un pochettino come faccio con i distintivi degli scout per Matteo. Non so se ci avete presente, vorrei fare proprio così. Comunque, quello che dobbiamo fare adesso è intanto curare Red, quindi mandiamolo dal veterinario, andiamo alla clinica e poi dopo voglio andare in un lotto speciale. Andiamo intanto alla clinica, ovviamente solo a Brindleton Bay. Andiamo alla clinica di Enrico? Sì, perché se no ci sarebbe questa qui, ma no, andiamo alla clinica di Enrico. Forza. Eccoci qui alla clinica Baumiao. Intanto ci sono tutti i festoni per Pasqua, ma vabbè. Comunque, dobbiamo prenotare la nostra visita, quindi registrare Red per curare la malattia. Intanto lui è triste perché non ha festeggiato la Pasqua, vabbè. Allora, visita dell'animale. Aspetta il veterinario, vediamo un po' se arriva il veterinario. Nel frattempo qua possiamo acquistare sempre articoli per gli animali. Comunque, ok, il veterinario è arrivato, ci può visitare. E sì, forse non ve l'ho detto. Vabbè, comunque nella clinica ho aggiunto un altro podio. Ho aggiunto un altro podio per rendere il tutto più semplice. Comunque, sembra che Red sia affetto da zampe sfrigolanti. Che tipo di terapia preferisci? Vabbè, prendiamo quella costosa. Ma sì, dai, facciamo una costosa. Così non ha bisogno del collarino. Va bene. Abbiamo curato Red. Adesso possiamo andare al lotto in cui voglio andare. L'ho messo a Windenburg e riguarda lo staff pack Giardini Romantici. Eh sì, ovviamente già avevate capito. E si tratta dei Giardini Perduti della Guarigione. È un lotto che è stato aggiunto proprio con questo staff pack. E ovviamente l'ho visto sempre usare da tutti. L'ho visto usare da Moira, da un sacco di persone. Adesso voglio andarci anche io perché ho comprato lo staff. Quindi voglio vedere un pochettino di esprimere qualche desiderio al Pozzo dei Desideri. Quindi andiamo, andiamo con Keia e anche con Red, visto che è un parco. Ci può stare, ci portiamo anche la volpe. Ed eccoci ai Giardini Perduti della Guarigione. Oh, che bello! Mi piace moltissimo. Questo staff in realtà non l'avevo ancora preso. Però secondo me merita davvero perché aggiunge tutte queste cose per gli esterni che veramente sono troppo belle. Queste piante che per ora non hanno un colore, ma sono super colorate. Tutte queste decorazioni mi piace tantissimo. Poi, come oggetti del gameplay, un pochettino come dicevano prima nei trailer, nuova dinamica di gioco, abbiamo la fontana e il pozzo dei desideri. Intanto direi di venire qui alla fontana. Vediamo un pochettino qui. Allora, lanciamo una moneta? Vabbè, intanto guardiamo insieme, andiamo tutti qui. Poi è fatto in una maniera davvero particolare perché abbiamo il sopra. E poi si scende nello scantinato. È fatto in una maniera davvero particolare. E infatti anche per questo mi piace questo posto. Comunque, direi di venire qui. Red si è seduto vicino. Allora, possiamo lanciare una monetina. Vediamo, lanciamo una monetina a testa. Intanto lei è triste, dai, rallegrati un po'. Ok, ha lanciato una monetina, una moneta benaugurale. E poi dicono che il denaro non compra la felicità. Va bene, allora possiamo aggiungere sapone, sederci o giocarci dentro. Io direi di aggiungere del sapone. E poi ci giochiamo dentro. Forza, aggiungi sapone, fai un po' il cattivo. Aggiungi del sapone. Ok. Perfetto, adesso possiamo giocarci insieme, insaponarci tutti. Forza. Ecco qui, allora, vediamo un po' di mettere bene la visuale. Ecco qui, allora, si stanno divertendo nel sapone. In realtà non penso che Red possa entrare, purtroppo. No, non può entrare, però guardate come si stanno divertendo.
Vabbè, queste interazioni sono sempre tanto carine. In realtà sono carine, ma inutili. Cioè, in realtà non servono a niente. Però, dai, a me piacciono molto. Sembrano proprio due bambini piccoli. Però, dai, hanno finito di giocare nel sapone? Ok, dovrebbero essere contenti adesso. Vediamo un po', sono contenti? Sì, sono contenti. Adesso andiamo un pochettino al Pozzo dei Desideri. Vediamo un pochettino di scoprire questo pozzo, visto che è un nuovo personaggio della serie. Fino ad ora non l'avevamo mai visto. Quindi andiamo qui insieme. Magari ci chiamiamo anche Red che sta dormendo. Ma sì, dai, perché devi dormire, Red? Allora, veniamo qui, esprimiamo un desiderio. Come desideri si può esprimere una vita, il vigore giovanile, la felicità, i simoleon, un figlio e una promozione. Ok. Però di solito il pozzo non è molto felice se non gli fai un'offerta prima. Quindi di solito si fa un'offerta per avere poi qualcosa indietro. Quindi se tu lo corrompi, poi di solito esaudisce i tuoi desideri. Allora, cosa possiamo desiderare? Io direi che possiamo partire magari con Miles. Cosa possiamo desiderare? Purtroppo non c'è molto unione. Non c'è molto unione con i pack successivi. Perché in realtà queste 6 interazioni sono davvero poche per tutte le cose che si potrebbero desiderare, però e ci accontentiamo ugualmente. Allora, Simone in realtà non ci servono perché ne abbiamo tanti, visto che ne abbiamo avuti fin troppi con tutti i tesori di Salvadorada. La felicità, lui deve andare in bagno, quindi magari la felicità ti serve. Allora, una promozione non sarebbe male, un'abilità non saprei quale, il vigore giovanile anche, in realtà perché lui si sta facendo un po' vecchiarello. Vediamo un po', cosa possiamo desiderare? Io direi di desiderare una promozione. Lui a che livello è? 4. E desideriamo una promozione, vai. Desidera una promozione, dai. Desideriamo la promozione. Forza, desideriamo una promozione. Sta cominciando a nevicare, ma come? Desidera una promozione? No, non ti piace. Non gli piace l'interazione, ragazzi. Se desideri il vigore, la felicità? No, la felicità gli piace, il giardiniere non gli piace. Ok. Non gli piaceva il giardiniere. Ok. Abbiamo desiderato la felicità, adesso si sente allegro, perfino raggiante. Wow, addirittura. Ok, quindi allegria perenne per 24 ore. Va bene, dai, ci sto. Adesso con lei possiamo desiderare qualcos'altro. Io ho già un'idea in mente. Secondo me che cosa desidererò? Intanto facciamo un'offerta. Io voglio andare sul sicuro. Facciamo un'offerta di 1000. Forza. Offerta di 1000. Ce lo siamo un po' aggraziati? Sì, un'offerta adatta. Il pozzo è più disponibile. Ok, adesso possiamo desiderare un figlio. Abbiamo detto che dovevamo allargare la famiglia. Quindi, ecco qui. Allora, è arrivata una chiamata. Ciao, cerco Kei Yamadaki per conto dell'agenzia di adozione. I tuoi documenti di richiesta erano quanto di meglio abbiamo mai visto. Non c'è il minimo dubbio che sarai una madre esemplare. Nel riconoscere la tua pensione a fare da genitore, ti diamo l'approvazione preliminare per un'adozione gratuita. Ah, prima di salutarci, questa è un'offerta a tempo limitato, quindi corri al computer per adottare oggi stesso. Adottare, però in realtà non vorrei adottare. Non vorrei adottare. Adottare no, sinceramente no. Non voglio adottare con loro. Però comunque è stato contento il nostro pozzo dei desideri. Però con loro non voglio adottare. Quindi va bene, dai, abbiamo espresso i nostri desideri. Abbiamo visto un pochettino questo lotto. Intanto sta anche nevicando. Molto interessante. Che cosa possiamo fare qui? In realtà più niente, non possiamo fare più nulla. Anche perché qui ci sono semplicemente i bagni con una fontanella. No, non c'è più niente di che, quindi possiamo tornare a casa. Torniamo a casa e concludiamo in bellezza perché abbiamo desiderato un figlio, però non voglio adottare, quindi che cosa faremo? Chi lo sa? Forza, andiamo a casa. Ed eccoci tornati al nostro lotto Granada. Allora, che cosa dobbiamo fare? Ok, forza, andiamo subito. Hanno accettato? Sì, allora andiamo. Non voglio adottare con loro, sinceramente già l'ho fatto con tante famiglie, quindi non voglio adottare. Anche se mi ha dato il pozzo di desiderio la possibilità, ma no, direi di no. Quindi facciamo tutto da noi, accendiamo le candele, rendi tutto più romantico. Come la prima volta? La prima volta? È la prima volta?
prima volta, ok. Non pensavo fosse la prima volta, va bene. Allora, corri voce, no, vabbè, basta. Forza, vediamo un pochettino, dopo dobbiamo fare subito il test, quindi vieni qui. Magari dovremmo un po' pulire questo, usa lo sciacquone magari. Forza. Hai avuto anche la benedizione del nostro bellissimo pozzo, quindi forza. Facciamo un test, anche se è tutto sporco il gabinetto. Ecco qui, ok, si mangia per due. Quindi nel prossimo episodio sicuramente vedremo anche un nuovo fagottino di gioia. Sei? Davvero? Adesso già avrà la pancia, sicuramente. È contento? È contento? Sì, è contento. Grande notizia. Allora, vediamo un po'. Lei già mi sembra ingrassata in una maniera esponenziale. Vediamo un po'. No, non lo vedo. Sì, già mi sembra ingrassata e non di poco. Mamma mia. Ok, si vede che sta per avere un bambino, insomma. Ok, dai, ci può stare. Va bene, dai, allora io direi di mandarli a dormire. Oppure li facciamo fare qualcos'altro. Magari terminiamo ballando un po'. Ascoltiamo, balla, balla insieme. Forza, ballate tutti e due, ballate. Per festeggiare. Tu balla la rumba Sim, ovviamente. E va bene, con loro terminiamo sempre gli episodi ballando. Dai, ci può stare. A me piace un sacco questa famiglia perché allegra, tema selva dorata. Mi piace troppo. Ma no, Red, sto fuggendo. Vabbè, proprio per concludere l'episodio in bellezza. No, doveva finire l'episodio con qualcosa di brutto. Va bene. Io comunque devo concludere l'episodio, quindi concludiamo con Red scappato di casa. A parte la fuga di Red, direi che per questo episodio può essere veramente tutto. In questo episodio abbiamo cercato di aumentare la fama di Miles, infatti lui è diventato una celebrità di livello 1. Qualcuno già ha cercato di approfittare di lui, ma lui per fortuna è stato intelligente e non si è fatto fregare. E poi con Miles e Kaya siamo andati al lotto dei giardini perduti della guarigione, aggiunto con lo staff pack giardini romantici. Lì abbiamo desiderato la felicità con Miles, anche se in realtà volevo desiderare la promozione, però non lo so se era buggato in quel momento. E poi abbiamo desiderato un figlio con Kaya. Mi avevano dato la possibilità di dare un'adozione gratuita, però non volevo adottare un bambino, quindi i due hanno fatto cuoricini come sempre e lei adesso è in dolce attesa. Perfetto, quindi direi che per questo episodio può essere tutto. La prossima volta che torniamo da loro vorrei aumentare ancora il livello di Miles di fama. Poi magari vedremo di organizzare un pochettino tra la nascita. Magari cioè, vedremo di mandare avanti la relazione tra Miles e Kaya. Magari vedremo anche di fare qualcosa con Red, visto che parlavamo di cuccioletti negli episodi precedenti con Melody. Vedremo un pochettino, non vedo l'ora di portarvi anche il prossimo episodio con loro. Va bene, quindi invito ad iscrivervi e lasciare tanti commentini con i vostri pareri, lasciare like e condividere il video con i vostri amici. Ovviamente vi invito a seguirmi su tutti quanti i miei social, Facebook, Instagram e Twitch. Vi mando un bacione fortissimo, ci vediamo nei prossimi episodi con le famiglie nuove, tra virgolette, e buon Sims a tutti!